prima parte del commento, dell'analisi della prima ecloga delle bucoliche di Virgilio. Come vedete, intitolata Titiro e Melibeo, perché è un dialogo. Ecco, in questa ecloga si alternano le voci di Titiro, che è un pastore fortunato, e di Melibeo, invece, che è un pastore che si vede appunto che vive nella disgrazia, nella sfortuna. Però sono molto amici fra di loro e quindi la poesia si chiude in una maniera proprio molto bella, molto umana, con appunto Titiro che accompagna e che invita Melibeo a casa sua perché le difficoltà della vita si superano spesso proprio con l'amicizia, con la condivisione. Questo è un messaggio, secondo me, di grande umanità che è valido per noi ancora oggi. Questa ecloga è ambientata nel Mantovano, quindi è ambientata nelle terre di Virgilio. È il rapporto fra quello che viene raccontato in questa poesia e l'autobiografia di Virgilio, è un rapporto velato, è un rapporto ambiguo, un rapporto che c'è sicuramente, ma non dobbiamo leggere questa poesia come se semplicemente ci dicesse quello che ha vissuto lui, e quindi dietro questi pastori, in particolar modo dietro Titiro, sicuramente c'è qualcosa di autobiografico, ma non in una maniera così diretta, banale, superficiale. Oltretutto, quello che qui prevale appunto è la poesia, quindi non è non so, un raccontino autobiografico e basta. Tant'è vero che da un punto di vista della coerenza biografica o storica, certe cose non reggono, non tengono, insomma, no? E quindi non dobbiamo quindi guardare solamente, per esempio, Titiro sembra prima un piccolo proprietario e poi invece uno schiavo che deve accumulare del denaro per ottenere la liberazione. Capite quindi che non regge dal punto di vista della coerenza storico-biografica, eccetera. Regge invece tanto anche dal punto di vista della poesia. Quindi dicevamo, c'è la violenza della storia che irrompe nella vita di Virgilio, che irrompe chiaramente nella vita di questi pastori, però, ripeto, di fronte a questa violenza ci sono due antidoti. Uno l'abbiamo già detto ed è l'amicizia, e questa è una delle poesie più belle, no? Della storia della letteratura latina sul tema proprio dell'amicizia. E poi c'è un altro antidoto. Sì, un altro antidoto è il seguente, cioè non tutti quelli che detengono il potere, per fortuna, paiono così infierire contro questi umili, questi poveri. Anzi, forse c'è qualcuno a cui possiamo affidarci. Ecco quindi che ovviamente qua viene in mente il circolo di Mecenate, viene in mente Augusto, Ottaviano Augusto, vengono in mente, dicevamo, le vicende biografiche di Virgilio e qualcuno, un personaggio potente, che potrebbe essere lo stesso Augusto oppure Asinio Pollione, che potrebbe avergli ottenuto la restituzione delle sue terre nel Mantovano. Ma anche questa cosa non è molto chiara, non è ben chiara, che secondo tutti gli storici davvero sia avvenuto così. Potrebbe essere avvenuto così, almeno secondo quello che dice Servio, no? Ma secondo altre notizie che ci provengono da altri studiosi, in altri scritti, eccetera, lui potrebbe aver perso per sempre le terre nel Mantovano. E aver ricevuto, però poi questo lo sappiamo effettivamente, da Augusto una villa, insomma, in Campania. Ripeto, non dobbiamo guardare solo alle vicende biografiche, no? Ma dobbiamo guardare alle vicende, soprattutto ai temi, ai contenuti. Certamente, di fronte alla violenza della storia, qui si propugna, si evidenzia un ideale, che è quello della pace, della campagna, del disimpegno, della fuga e quindi, se vogliamo, anche un po' l'atarassia epicurea, perché abbiamo detto che le bucoliche sono il testo più epicureo
di Virgilio. C'è una forte contrapposizione, infatti, in questa poesia tra la campagna, da una parte, quindi idealizzata, come sempre in tutte le bucoliche, e la città, o in generale, volevo dire, la guerra, la politica, ecco, sì, città come coacervo di tutti questi interessi, di queste ambizioni che invece non toccano i pastori che sono contenti solamente di fare il loro lavoro, ma qui si mescola, dicevamo, un po' alla pastorizia, anche all'agricoltura, no? Quindi l'allevamento, l'agricoltura, avere una terra, eccetera. Tuttavia, non sempre le città sono così negative. La città di Roma, per esempio, è la città che accoglie Titiro, no? E che agli occhi di Titiro appare molto molto più grande rispetto a Mantova. E quindi, ripeto, c'è tutta una serie di tematiche che ci rappresentano appunto un po' il pensiero di Virgilio in questa fase particolare della sua vita. La campagna è un po' un'utopia che rappresenta un'alternativa alla guerra, quindi la pace e la serenità della campagna è messa in discussione perché, come abbiamo già detto più e più volte, dopo la battaglia di Filippi, le terre, insomma, erano state espropriate prima ai cremonesi e poi anche ai mantovani. E questa è una cosa traumatica per Virgilio. Virgilio è rimasto proprio traumatizzato da questo perché lui era nato in quell'ambiente appunto rustico, rurale, lo amava moltissimo. A causa di questa violenza, di quest'atto autoritario, lui ha perso questo legame, che è il legame originario, ancestrale con la sua terra. Ecco che attraverso le poesie è un po' come se recuperasse con grande nostalgia questo legame con la terra cui lui era molto affezionato. E lo sappiamo perché abbiamo detto la volta scorsa, no, che ha scritto un poema intero sull'agricoltura. Ecco, il metro delle bucoliche, così come anche quello delle Georgiche e dell'Eneide, è quello degli esametri dattilici. Quindi l'esametro che è fatto appunto con dei dattili, anche se al posto dei dattili nei primi quattro piedi ci può essere anche uno spondeo. Dattilo obbligatorio invece nel quinto piede. Spondeo o trocheo nell'ultimo piede. Io leggerò in metrica, anche se leggerò probabilmente non molto bene, comunque sicuramente non come leggevano i latini, per i quali la metrica era quantitativa, invece io lo leggerò in modo un po' accentuativo, cioè con gli accenti. Però almeno cercherò di rendervi un po' il ritmo, no? Che avevano i poeti latini, quindi anche lo stesso Virgilio, quando scriveva, quando leggeva, recitava, per esempio, ricordate, recitazione, no? Le sue poesie. Allora, inizia a parlare Melibeo. Titire tu patulè, recubans ut tegmine fagi, silve strem tenui, musam meditaris avena, nos patriae finis, et dulcia linquimus arva, nos patriam fugimus tutitire lentus in umbra, formosam resonare doces amarillida silvas. Avrete notato, spero, che l'ultimo verso ha una pausa, delle cesure diverse rispetto ai quattro precedenti. Infatti, i primi quattro hanno una cesura dopo sette mezzi piedi, ecco. Mentre quindi più o meno dopo il terzo piede e mezzo, diciamo così. Invece l'ultimo ha una cesura dopo il quinto mezzo piede, quindi più o meno dopo due piedi e mezzo. E infatti la prima cesura si chiama anche settenaria o semisettenaria, e invece la seconda quinaria. Eftemimera la prima, pentemimera la seconda. Vabbè, insomma, era solo per dirvi che ci sono dei procedimenti metrici anche molto raffinati nella elaborazione della poesia di Virgilio. Titire, o Titiro, tu riposando, recubans sdraiato, o Titiro, vocativo, quindi complemento di vocazione, tu recubans,
Quindi tu sdraiato, riposando, quindi tu è riferito ovviamente a Titiro, Melibeo interpella l'amico, recubans è il participio presente di recubo, recubans, recubavi, recubatu, recubare, appunto riposare, sdraiare, eccetera. Sub tegmine, all'ombra, sotto l'ombra, letteralmente, sotto la copertura, è un complemento di luogo, diciamo, è stato il luogo sub più ablativo, tegmen tegminis, infatti è l'ablativo singolare, di un faggio ampio, di un faggio grande, di un faggio frondoso, fagi, patule. Ecco, vedete che patule e fagi sono questi due genitivi che sono separati fra di loro. Abbiamo un iperbato. Infatti, quando due parole che sono collegate strettamente fra di loro, quindi un sostantivo, ad esempio, il suo attributo, come in questo caso, sono separate perché in mezzo sono interposte altre parole che separano il sostantivo dal suo aggettivo. Notate anche l'allitterazione titire tu patule, quindi allitterazione in ti. Quindi, o titiro, tu sdraiato sull'ombra, già in questa, all'ombra di un ampio faggio, già questo verso iniziale ci fa capire la situazione psicologica diversa tra Melibeo, che diciamo angosciato, e invece Titiro, che è tranquillo, è sereno e si sta godendo quindi l'ombra di questo albero. Anche queste cose sono rese amplificate da quei procedimenti retorici di cui abbiamo parlato, cioè l'allitterazione e l'iperbato. Silvestrem tenui musam meditaris avena. Tu componi, tu vai a comporre meditaris. Il verbo meditaris è un verbo deponente, meditor meditaris, meditatus sum, meditari. Allora vuol dire, appunto, da qui l'italiano meditare, cosa c'entra qui? Quindi con il significato della poesia. E vuol dire quindi metterci cura, con tanta cura e con tanta attenzione, fare che cosa? Tu componi, quindi componi con cura. È evidente qua che Titiro, che è il personaggio in cui si intravede Virgilio, Titiro compone poesie, esattamente come Virgilio, quindi era famosissimo il labor lime, quindi il lavoro di perfezionamento della poesia proverbiale di Virgilio, che ricordate addirittura voleva bruciare l'Eneide perché non l'aveva ancora corretta in maniera perfetta. Ecco, tu mediti, tu quindi componi, ecco in quel senso là, tu moduli, componi, Silvestrem musam. Un canto boschereccio, un canto silvestre. Tu componi una musa silvestre, quindi è evidente qua la metonimia. Quindi al posto del canto, della poesia, il poeta ha utilizzato la divinità della poesia, appunto la musa, le muse erano divinità dell'arte e anche della poesia. Tenui avena, quindi sul flauto sottile. Anche qua abbiamo degli iperbati, no? Vedete, tenui è lontanissimo da avena, ma anche silvestrem è separato da musam. Quindi tu componi, meditaris, su un tenui avena, sul tuo flauto silvestre. Anche avena è evidentemente una metonimia, perché per indicare lo strumento musicale, si indica invece in questo caso il materiale con cui è fatto, un flauto di canna, diciamo, ecco, avena nel senso fatto con la canna. Ecco. Tenue avena, pertanto, è un ablativo strumentale con sul tuo flauto. Lo strumento tipico del canto pastorale è infatti il flauto, ad esempio pensate a un flauto di Pan, no? Fatto con varie canne di diversa lunghezza, anzi addirittura a quanto pare
Si usavano persino degli steli di avena di diversa lunghezza per creare un rudimentale strumento musicale, ancora più rudimentale rispetto al flauto di Pan. Ecco perché ha utilizzato quindi avena in metonimia. Meditaris è la seconda persona singolare sempre del presente indicativo di meditor, meditaris, meditatus sum meditari. Silvestrem musam, complemento oggetto più attributo. Ok. Quindi tu canti, componi, volevo dire, una poesia boschereccia, una poesia silvestre, appunto le poesie delle bucoliche, no? Nos patriae finis et dulce animus arva, nos patriam, ecco, qui abbiamo, potete vederlo anche visivamente, un'anafora, una ripetizione, anzi un insieme, possiamo dire, di figure retoriche. Infatti, come vedremo, abbiamo un omoteleuto, si parla di omoteleuto quando le parole terminano allo stesso modo, linquimus e fugimus. Anafora per la ripetizione di nos, poliptoto invece perché abbiamo la stessa parola, magari ma ripetuta con una terminazione diversa, patrie e patriam invece è poliptoto. Noi lasciamo, siamo costretti ad abbandonare, nos linquimus, noi lasciamo i territori della nostra patria, noi lasciamo finis patrie, i territori della patria. Finis sta per fines, ovviamente è un accusativo, è la forma un po' arcaica dell'accusativo plurale della terza declinazione. Infatti fines finium al plurale può significare proprio i confini oppure i territori, giusto? Ecco perché l'abbiamo tradotto i territori della patria. Noi, questo nos è una specie di pluralia maiestatis, insomma, è un noi però riferito alla sua esperienza, quindi all'esperienza di Melibeo, insomma, al fatto che è stato costretto ad abbandonare i suoi campi. Noi invece lasciamo l'inquimus. L'inquimus è una forma poetica che viene usata al posto del più frequente relinquo. Cioè, nel periodo classico, i latini, per indicare lasciare, usavano quasi sempre il composto, relinquo, relinquis, eccetera, invece della forma originaria, linquo. Qui invece abbiamo proprio la forma originale, quindi questo verbo che ha un sapore un pochettino arcaico. Abbiamo spiegato infatti che nella poesia di Virgilio ci sono questi arcaismi, anche se non sono così marcati e insistiti come nella prosa di Sallustio. Devono servire solamente questi rari arcaismi, devono servire a dare una patina appunto poetica al linguaggio di Virgilio. Noi lasciamo, siamo costretti a lasciare, potremmo dire, no? I territori della patria e i dolci campi, dulcia arva, dolci campi, accusativo neutro plurale, arva arvorum, plurale a tantu, che vuol dire appunto i campi, no? Poi dice nos patriam fugimus, noi fuggiamo, siamo costretti a fuggire dalla patria, noi fuggiamo la patria. Cioè ci costringono a scappare dalla patria, fuggiamo la patria. Quindi ovviamente patria è complemento oggetto, l'accusativo singolare, no? E fugimus è la prima persona plurale, sempre del presente indicativo, come linquimus, insomma, del verbo fugio fugis, fuggivi fugitum fuggire. Linquo, linquis, liqui, lictum, linquere. Sono linque è un verbo della terza coniugazione, mentre fugio è un verbo in io della coniugazione mista. Tu titire, c'è una forte contrapposizione fra il nos e il tu, quindi fra quello che vive, insomma, Melibeo sulla sua pelle e quello invece che fa titiro, che si gode la pace, no? Tu titire ritorna, insomma, con una variazione rispetto all'inizio, quasi in chiasmo. Titire tu all'inizio e tu titire, invece qua in mezzo, ritorna, dicevamo, il nostro titiro. Tu invece titiro, lentus in umbra, quindi tu titiro, sdraiato all'ombra. Notate, ecco, la variazione, come
utilizzi, cerchi sempre una parola nuova, insomma, Virgilio, per indicare quello che vuole indicare in maniera non banale. Appunto, diciamo, per esempio, usa lentus invece di usare un sinonimo, ecco, e varia quello che aveva detto prima, riprende un po' quello che aveva detto prima con il recubans, ma variandolo. Tu invece, sdraiato, quindi lento, proprio nel senso senza fretta, non il contrario di affannoso, insomma, ecco, sereno. All'ombra, anche qua una variazione rispetto al subtegmine. Doces silvas resonare formosam amarillida. Insegni alle selve a far risuonare il nome della bella Amarillide. Ecco, tu insegni. Ecco, doces sappiamo infatti che regge l'accusativo della persona a cui si insegna. Tu insegni alle selve, tu cantando, continuando a cantare. Anche questo riprende un po' l'inizio, ricordate che aveva detto che, insomma, che componeva delle poesie. Tu insegni alle selve, ecco, quindi questo silvas accusativo retto dal verbo docio, no? Della persona a cui si insegna, a far risuonare, risuonare, quindi nel senso del fraseologico, insomma, a far risuonare, usato transitivamente, generalmente risuonare è un verbo intransitivo. Invece stavolta resonare regge l'accusativo formosam amarillida. Ecco, amarillida è un accusativo con una terminazione greca. Il nome greco è Amarillide, è la donna amata quindi da Titiro, alla quale lui dedica le sue poesie, ed ha la terminazione proprio dell'accusativo greco, no? Quindi a invece che am, non so come potrebbe essere un accusativo latino. Tu insegni alle selve a far risuonare il nome della bella Amarillide. Siamo stati costretti, come vedete, ad aggiungere almeno altre due o tre parole che non c'erano in latino. In questo caso, quindi, possiamo parlare di brachilogia quando un'espressione, una frase complessa o comunque lunga, viene resa con un numero di parole sintetico, quindi inferiore. Si parla appunto di brachilogia, quindi dal greco appunto un logos, un discorso, una frase sintetizzata, quindi molto più breve di quello che dovrebbe essere, perché ciò che sta esprimendo è ben più complesso e quindi sta spiegando che le poesie di Titiro risuonano in tutti i boschi, ma lo dice in una maniera poetica, in una maniera particolare, affascinante, cioè come se lui insegnasse ai boschi, no? Capite? Doces, infatti, presente indicativo di doce, doces, docui, doctum, docere, della seconda coniugazione, insegni ai boschi, no? Come se fosse maestro dei boschi, il poeta che declama appunto e si fa ascoltare dai boschi, sono i boschi che l'ascoltano, quando fa risuonare, risuonare, non è che fa risuonare la bella Amarillide, come un'espressione brachilogica dice, ma fa risuonare il nome evidentemente della bella Amarillide, risuona il suo nome perché lui appunto di lei continua a poetare. Risponde Titiro di fronte a queste prime cose che dice Melibeo. O Melibe, Deus nobis secotia fecit, nanque rittille mihi, semper Deus illius aram, sepe tener nostris ab oviribus imbue tagnus, ille mea serrare boves ut cernis et ipsum, ludere que vellem calamo permisit agresti. Ecco, vedete, avete visto che anche in questo caso c'era un verso con una cesura diversa, e il verso 9 che ha la cesura dopo il quinto mezzo piede. O Melibeo, un Dio ha creato per noi questa pace, ci ha reso questa pace, ha creato per noi questa pace. O Melibe, questa volta, anche in questo caso, il discorso inizia con un vocativo, con un complemento di vocazione, preceduto però dalla O, a sottolineare ancora di più l'enfasi, la partecipazione, in questo caso l'entusiasmo di Titiron, che afferma di aver avuto qualcuno, un dio addirittura, che gli ha reso possibile questa pace. Deus, soggetto, un dio ha realizzato
diciamo, ha reso possibile, potremmo dire, insomma, ha procurato, non so, ecco qui dobbiamo ovviamente tradurlo in modo un pochettino più libero, questo fecit, no? Stavolta ha usato invece un verbo semplice, spesso Virgilio usa dei verbi semplici, comuni, eccetera, ma con delle implicazioni, con delle connotazioni, dei significati molto più profondi, no? Quindi un Dio ci ha permesso a noi, nobis, quindi il dativo, no? Il dativo retto, ha procurato a noi. Dativo di vantaggio, ecco, da intendere come un dativo di vantaggio. Ha procurato a noi ecozia. Questa pace l'abbiamo tradotto così. Sappiamo le connotazioni del termine ozia, no? Cosa indica il termine ozia? Cioè ci ha permesso di godere del tempo libero. Ecco, quindi questo, per esempio, questo riposarsi all'ombra del faggio, eccetera, di cui ha parlato prima anche Melibeo. Quindi ecozia neutro plurale, da ozium, no? Accusativo neutro plurale. Nanque erit ille mi semper Deo, infatti sarà sempre per me un Dio. Ecco, prima ha detto un Dio, ma ovviamente non si tratta di una divinità, ma si tratta, abbiamo detto, di un personaggio potente che ha restituito, ha fatto in modo che fossero restituite a Titiro le sue terre. Tutti quelli che erano in quel posto, quindi tra virgolette pastori o contadini, perché abbiamo detto già che nella visione di Virgilio comunque spesso la figura del pastore e quella del contadino si mescolano. Tutti quelli della zona della regione si sono visti espropriare le terre, ma lui, Titiro, è andato a Roma. Qualcuno, un dio, che abbiamo detto potrebbe essere riferito alla biografia di Virgilio, Ottaviano oppure Asinio Pollione, ha permesso che le terre gli fossero restituite. E infatti, nam, et nam, è infatti, ille, lui. Soggetto sarà erit, futuro semplice, verbo essere, sarà per me. Questo è il dativo di vantaggio, è il mi soprattutto. Ma lasciamolo anche per il nobis precedente. Mi per me sarà sempre un Dio. Deus, quindi, è nome del predicato, no? Parte nominale del predicato nominale. Illius aram se spesso. Sepe, un agnellino, quindi andiamo a prendere agnus addirittura alla fine del periodo, e invece il soggetto, sempre, spesso, scusate, un agnellino bagnerà del suo sangue l'altare del Dio, Illius, l'altare di questo Dio. Spesso, quindi, un tenero agnellino proveniente dai nostri ovili, quindi ab ovilibus nostris, proveniente dai nostri ovili, bagnerà del suo sangue l'altare di quel Dio, l'altare del Dio a noi favorevole, a noi propizio. Spesso, sepe, avverbio, agnus, tener agnus, anche qui abbiamo un iperbato. Spesso un tenero agnello, soggetto più attributo, imbuet bagnerà, quindi imbuo è il futuro semplice del verbo imbuo, che è della terza coniugazione, imbuo, imbuis, imbuere, da qui anche l'imbuto in italiano. Spesso quindi un tenero agnello proveniente dai nostri ovili. Ab nostris ab ovilibus è un'anastrofe. Parliamo di anastrofe quando l'inversione avviene senza che ci siano frapposti altri termini, altre parole frapposte fra un sostantivo e il suo attributo. Parleremo invece di iperbato quando magari c'è l'inversione, ma ci sono anche delle parole frapposte in mezzo, eh? Il verbo imbuo, proprio del linguaggio liturgico, nel senso che allora i sacerdoti ovviamente sacrificavano gli agnelli, sacrificavano gli animali agli dèi, e si usava proprio questo verbo imbuo, bagnare, quindi bagnare di sangue, no? Sottinteso. Aram illius, bagnerà l'altare di quel Dio, no?
Quindi aram è complemento oggetto, ilius è complemento di specificazione. Ille mea serrare bovè subcernis et ipsum permisit, ille permisit. Vedete che il soggetto qua è ben separato dal suo predicato verbale. Lui, quello, permise, permisit, alle mie mucche, meas boves, errare, letteralmente permise, i miei buoi errassero, pascolassero, vagassero, letteralmente. Il le permisit è la principale. Poi qui abbiamo un'infinitiva retta appunto da permisit. Meas boves sarebbe il soggetto dell'infinitiva, è in accusativo. Ah, ecco, sono proprio le mucche, le vacche. Eh sì, perché diciamo che bos può essere un termine sia maschile sia femminile, ma qua abbiamo meas e quindi è riferito proprio alle mucche, alle vacche, sono loro che possono pascolare, no? Lui permise alle mie mucche di vagare, di pascolare, di errare. Ut cernis, come vedi, è una parentetica, una incidentale. Ut cernis, come vedi. Permise alle mie vacche di errare e permise, quello stesso Dio, e permise a me di suonare sul flauto campestre le canzoni preferite. E permise a me, e permise a me stesso, gliel'ho concesso a me stesso, permise che io stesso, ludere. Ecco, abbiamo tradotto suonare, infatti ludo sappiamo bene che vuol dire anche giocare, no? Ma anche questo significato. Il significato di poetare, evidentemente riferito ad una poesia disimpegnata. Se usa il verbo ludo, ludo ludis, lusum, ludere, evidentemente si tratta di una poesia piacevole, disimpegnata. Ecco, ha permesso a me stesso, ha permesso letteralmente che io stesso, ipsum infatti è il soggetto dell'infinitiva, ludere, suonassi, componessi divertendomi, no? Componessi divertendomi, capite sempre il discorso di questi, insomma, questi termini che sono pregnanti di connotazioni diverse. Calamo agresti sul mio flauto, con il mio flauto campestre è un ablativo strumentale, è lo zufolo. Come vedete, anche qua abbiamo questa variazione di termini. Prima ho usato il termine avena, adesso invece usa il termine calamo. Per indicare lo strumento musicale, quae vellem, le cose che voglio, le cose preferite, i canti preferiti, letteralmente le cose che io voglio, e infatti diciamo vellem è una relativa, quae vellem, verbo di una relativa. Il congiuntivo si spiega con un valore eventuale, quello che, insomma, eventualmente mi piace di più cantare, quello che mi piacerebbe di più cantare. Posso fare quello che voglio, grazie all'intercessione di questo Dio, quindi di questo personaggio potente, io posso riprendere a cantare quello che voglio, non c'è nessuna limitazione. La libertà è sicuramente uno degli altri temi fondamentali di questa poesia. Quindi vedete, dal punto di vista sintattico un pochettino più complessa qui, più complesso il periodo, abbiamo la principale permisit che regge due infinitive, quindi subordinate di primo grado, con i verbi errare e ludere, e poi la relativa al congiuntivo, non perché sia una relativa impropria, no, è una relativa con un valore congiuntivo eventuale, quindi una relativa propria, ma al congiuntivo eventuale, che è una subordinata di secondo tipo. Non equidinvideo, in questo caso c'è una specie, diciamo, so, di elisione, di sinalefe, quando la parola termina con la M, la vocale collegata con questa M si fonde con la vocale iniziale della parola successiva. E quindi da un punto di vista metrico bisogna un po' come accorpare queste due vocali. Non equidinvideo miror magis undique totis, usque deo turbatura gris en ipse capellas. Anche questo verso dodicesimo ha la cesura appunto pentemimera, quindi dopo il quinto mezzo piede. Protinus ege rago, anchetiam vixtiti reduco.
Hic inter densas corilos modonanque gemellos, spem gregis asidice in nuda con ixa reliquit, sepe maloc nobis, c'è un'altra di quelle lesioni di cui abbiamo parlato prima, simens non leva fuisset, decelo tactas memini predicere quercus, set ameniste deus, qui sit da titire nobis. Non equidim video, quindi certamente non ti invidio. Senza dubbio, tuttavia, non ti invidio. Ecco, quindi analizziamo un po' questo non e soprattutto questo equidem. Infatti, ho scelto una parola un po' particolare. Infatti, equidem deriva da ego più quidem e conferisce al pronome di prima persona un tono limitativo. Io, per quel che mi riguarda, ecco, non ti invidio, certo non ti invidio, quindi invidio la prima persona singolare, di invidio, invides, invisi, invisum, invidere, della seconda coniugazione, miror magis, piuttosto mi meraviglio. Ecco, attenzione, qua dobbiamo notare la sindeto, perché le due frasi sono collegate semplicemente con una virgola. Coordinazione per assindeto quando le frasi sono coordinate con i segni di punteggiatura, non con delle congiunzioni, ma poi soprattutto il chiasmo, perché abbiamo avverbio equidem e poi verbo invideo e poi abbiamo verbo e avverbio, quindi c'è una specie di incrocio, insomma, tra avverbi e verbi. Piuttosto mi meraviglio, miror miraris, miratus sum mirari, è un verbo deponente che vuol dire appunto mi stupisco. Mi meraviglio, non me l'aspettavo questa cosa. Undique totis agris, usque adeo turbatur agris. Infatti, a tal punto da ogni parte c'è scompiglio in tutti i campi. A tal punto, quindi usque, abbiamo tradotto così, abbiamo tradotto a tal punto. Totis agris, in tutti i campi, c'è scompiglio da ogni parte. Undique, l'abbiamo tradotto da ogni parte. Undique, da ogni parte. E quindi è un avverbio di luogo. Per ogni dove si intende però soprattutto nella regione, nella zona del Mantovano, Melibeo, probabilmente rappresenta appunto chi è sempre vissuto in una zona, in un territorio, e quindi vede questo territorio così turbato da questo esproprio dei campi, e per lui è come se tutto quanto il mondo, no, fosse sconvolto, devastato. Notate appunto l'insistenza su questo aspetto, infatti dice sia undique sia totis agris in tutti i campi, proprio per rappresentare insomma questo sconvolgimento, che è uno sconvolgimento totale, no? Del territorio. Usque adeo, fino a tal punto, usque adeo, li mettiamo insieme, sono due avverbi che significano infatti il primo usque, fino, adeo, e poi può significare tante cose, per esempio così, ma possiamo anche tradurlo in questo modo, fino a questo punto, insomma, turbatur, c'è turbamento. Ecco, turbatur è una specie di passivo impersonale, c'è turbamento, non c'è il soggetto, quindi, no? Il verbo turbo, turba, sturbavi, turbatum, turbare, e qui usato in modo impersonale. Per rendere l'impersonale i latini spesso usavano semplicemente la terza persona singolare del passivo. Ecco perché turbatur è impersonale. Non c'è soggetto in questa frase. C'è un totis agris invece, che è un complemento di luogo, un complemento di stato in luogo, in tutti i campi. Questa è una cosa invece usuale nella prosa latina, no? Cioè che con l'aggettivo totus non c'era la preposizione prima del complemento di luogo. En ipse capellas protinus eger ago, io stesso, ecco, questo en vuol dire ora, oppure ecco, ecco, io stesso, ipse, sottinteso ego, insomma, io stesso, ago, spingo, conduco, nel senso proprio di spingere anche letteralmente
spingere da dietro, insomma, le caprette. Sono il pastore, quindi conduco le caprette. Spesso c'è questo diminutivo vezzeggiativo, capellas, che è usato parecchio, insomma, da Virgilio. Eger, stanco, lo stesso stanco, spingo innanzi le caprette. Quindi eger è una specie di predicativo del soggetto, nel senso che è nominativo, riferito al soggetto, che sono io, prima persona singolare, no? Ago agis egi actum agere. Io stesso spingo a fatica le caprette, spingo innanzi. Protinus l'abbiamo tradotto innanzi, spingo lontano, spingo innanzi, spingo avanti. Eger ha una sfumatura concessiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se sono stanco, anche se sono affaticato, spingo, continuo a spingere le caprette. Quindi un predicativo del soggetto con una sfumatura concessiva. Anc etiam vix titire duco. Anche questa la spingo a fatica o titiro. Io spingo a fatica. Questa o titiro la faccio andare a stento. C'è una differenza fra ago, che vuol dire spingere dal di dietro, e invece duco, che vuol dire guidare, quindi da davanti, diciamo. Sempre prima persona singolare, duco ducis duxi ductum ducere. Vix a stento, a malapena, a fatica. Insieme con l'eger di prima sta a sottolineare quanto è sconsolato, insomma, Melibeo. Anche questa, anche etiam. Questa, si intende questa, quest'ultima capretta, che è rimasta forse un po' indietro, insomma, rispetto alle altre, la conduco a fatica. E adesso vediamo perché è rimasta indietro. Ah, ce lo spiega subito. Infatti dice: hic, qui, hic è avverbio di luogo, qui, inter densas corilos, fra i folti noccioli, qui, fra i folti noccioli. Quindi inter densas corilos è un complemento di stato in luogo, inter più accusativo, fra i folti noccioli. Modo, poco fa, modo qui svolge funzione di avverbio di tempo, quindi vuol dire poco fa. Nanque gemellos spem gregis reliquit, ha lasciato. Reliquit vuol dire praticamente ha partorito. No, ma ha usato il verbo che vuol dire appunto lasciare, ha lasciato, quindi ha partorito, gemellos, due capretti, insomma, ha lasciato, in verità, infatti, ha lasciato due gemelli, ha abbandonato due gemelli, spem gregis, spem è a posizione. Appunto di questi gemelli, insomma, di questi capretti, e quindi è a posizione del complemento oggetto, quindi gemellos è il complemento oggetto, e spem è a posizione, grex gregis, gregis è il complemento di specificazione. A, attenzione, a è un'esclamazione o interiezione, e sta a sottolineare ancora di più la partecipazione emotiva di Melibeo. Silice in nuda, sulla nuda pietra, ha lasciato, abbandonato lì, sulla nuda pietra, su una dura selce, è un complemento di stato in luogo con un'anastrofe, quindi con l'inversione semplice di cui abbiamo parlato anche prima. Conixa, participio da conitor, che è una specie di frequentativo di conor, sono dei verbi deponenti che indicano appunto tentare, sforzarsi. Conixa quindi vuol dire dopo essersi sgravata, dopo essersi liberata appunto del peso, no? Potremmo dire a stento, a fatica, con la fatica appunto della gravidanza. Anche qua dice, per esempio, il verbo ha di per sé valore di appoggiarsi a fatica, partorire con sforzo. Quindi ecco, c'è l'idea dello sforzo in questo frequentativo di Conor. Conitor, infatti, questo è il participio di questo verbo ed è un participio congiunto, quindi dopo aver partorito con sforzo,
ha lasciato abbandonato. Re liquit, questa volta è il verbo che si usa generalmente in latino per indicare lasciare, abbandonare. Relinquo, relinquis, reliqui, relictum, relinquere, è il perfetto indicativo, terza persona singolare. E con ixa invece è il participio perfetto di quel verbo deponente di cui abbiamo parlato prima, conitor. Ecco, notiamo, dicevamo, l'anastrofe si dice in nuda, è il participio congiunto. Sepe hoc malum, spesso questo male, quindi hoc malum è complemento oggetto, adesso vedremo. Io mi ricordo che le querce colpite dal cielo, quercus è soggetto, le querce colpite dal fulmine spesso hanno predetto, predicevano a noi, letteralmente, predissero a noi questo male, questa disgrazia, se la nostra mente non fosse stata cieca, se la mente non fosse stata deviata dal retto cammino, se la mente non fosse stata sciocca, leggera, letteralmente, potrebbe avere sia un valore di periodo ipotetico dell'irrealtà, dove però non c'è l'apodosi, sia un valore desiderativo, ottativo, magari la mente non fosse stata cieca, ma invece lo è stata. Io mi ricordo che le querce colpite dal cielo. Attenzione che la principale è memini. Io ricordo che le querce colpite dal cielo. Quercus quindi è soggetto, sì, ma soggetto dell'infinitiva. In accusativo femminile plurale, le querce colpite dal cielo ci predissero. Quindi predicere è il verbo dell'infinitiva, no? Le querce colpite dal cielo, quindi tactas, da tango tangis tetigi tactum tangere, è riferito appunto alle querce, praticamente fulminate, colpite da un fulmine, no? Ci predissero, ci predicevano, ci facevano capire bene questo male. Dobbiamo fare riferimento alle superstizioni dei latini, dei romani. E quando i romani vedevano che una quercia, per esempio, era fulminata, era colpita da un fulmine, subito pensavano a un presagio, a un funebre presagio. Qui abbiamo una brachilogia perché abbiamo anche qua tradotto con molte parole un concetto che invece è espresso in maniera molto sintetica. E infine abbiamo una metonimia perché tactas de cielo, colpite dal cielo, si intende colpite da un fulmine del cielo, no? Quindi cielo al posto del fulmine che proviene dal cielo è appunto una metonimia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.